dove si blocca sopra, sotto e sotto, con uno di questi. Amore, che spavento! Ciao! Cosa stai facendo? Sto pulendo il prezzemolo da questa pianta qua infestante, che tra l'altro si somiglia anche, quindi è un po'... a volte ci si può sbagliare, insomma. Ok, grazie. Adesso ho piantato il coriandolo, che è tipo il prezzemolo, ma ha un sapore più... non so come definirlo il sapore, è diverso, però è come se lo vedi come prezzemolo. Sì, mettilo qua. Si allarga così qua, secondo me. Ah, dovresti tenermi delicatamente questa, mentre io faccio tipo così. Ah, ma non è grande. Si smuove qualcosa? Poco. Ok, arriva. Ok. Allora, non troppo, hai ragione. Ok. Cerco di lasciarlo. Così va bene. La cima di là, visto che sei da sola, questa qua che raccolgo adesso te la lascio a te. Oppure se vieni qua io vado in mezzo e l'aiuto a tirare su dal mezzo. Tu la tieni in maniera tale che non caschi e io che sono un po' più alto. Ho trovato anche l'altra? Sì? Ma dovrebbero essere finestrelle quelle. Larga, no, era questa la misura. No, va abbastanza bene. Sì, qua al massimo. Allora mi serve più plastica qua davanti, se no è un errore. Ma quest'angolo qua è sbagliato. Che senso, è E sbagliato? questo dovrebbe stare qua. Esatto. Abbiamo fatto un piccolo errore, ho fatto un piccolo errore di misura, l'ho fatta più larga, infatti si fa fatica a tirare la parte lì, purtroppo, perché l'ho fatta più larga perché non volevo perdere terreno a terra. Alla fine 50 centimetri, buttali via. E niente, adesso vediamo cosa fare, probabilmente la stringeremo un pochino. Vedere le finestre. Wow! La rotoliamo, faccio un po' con la zampa. Portiamo all'interno.
Allora ragazzi, abbiamo montato la serra, come vedete anche da questa bella maglietta. È già piena di moscerini. Quindi dobbiamo sbrigarci e chiuderla. La serra ovviamente ci permetterà quindi di coltivare tutte quelle verdure che insomma temono il gelo, sì, la pioggia. Quindi va bene anche per esempio per le lattughe, per alcuni tipi di insalata durante insomma l'inizio dell'inverno, poi se si incrocia le dita sperando che non faccia veramente troppo freddo, sì, e dovrebbe aiutarle a superare proprio l'inverno fino a poi dare continuità anche verso la primavera. Sì, noi pianteremo sicuramente quello che abbiamo messo nel sementaio, quindi seguiteci su Instagram perché abbiamo fatto vedere cosa abbiamo piantato. Vi facciamo vedere che cosa pianteremo. E niente, per il momento ci salutiamo qui in questa situazione e poi vi terremo aggiornati sulla nostra serra. Ciao, ciao amici. Ciao.